Bentornati sul canale, ci troviamo a Sarajevo. Stiamo aspettando la nostra guida per andare a fare un tour della città. Iniziamo il giro dalla Biblioteca Nazionale, ricostruita in stile arabesco con l'aiuto degli spagnoli. Attraversiamo l'antico ponte e ci immergiamo nel quartiere ottomano. Questa ci ha spiegato che è la via, quella un po' più autentica, dove ci sono tutti gli artigiani che producono questi manufatti. Durante il giorno si può sentire battere perché tutto quello che è qua esposto è tutto realizzato a mano. Nel cuore del centro storico c'è la Fontana Sibili. Secondo la leggenda, chi beve quest'acqua tornerà a Sarajevo. Serviva per dare da bere ai cavalli, infatti qua vicino c'è un caravanserraglio, ce ne sono solo 3 in tutta Europa. Sarajevo era un importante centro commerciale lungo la Via della Seta. Il bazar rimane infatti uno dei simboli più importanti della città. È ormai l'ora di una pausa, ci sediamo in uno dei tanti locali per provare il caffè bosniaco con Nermin, la nostra guida. Zuppi? Solo così? Sì. Prendi un po'. Voglio mangiare? Un po', non tutto. E poi ti prendi il caffè e lo bevi. Ti serve tempo. Questa è la moschea più grande di Sarajevo, la più importante. Alle nostre spalle ci sono i bagni, praticamente i fedeli prima di andare a pregare devono lavarsi per purificarsi. Arriva l'ora di pranzo e vogliamo provare qualcosa di tipico. Seguiamo i consigli di Nermin e proviamo i cevapi. Una salsiccia alla griglia servita con cipolle e una crema al latte. Davvero molto gustoso e abbondante. Spendiamo 6 euro a testa. Allora, abbiamo appena fatto un giro nella parte ottomana di Sarajevo, alle mie spalle invece c'è quella austro-ungarica. Infatti si vede benissimo perché gli edifici cambiano completamente. Come vedete da questo lato della città siamo completamente in Europa, pieno di negozi, di vetrine, anche di marchi famosi. La città classica, diciamo. Sì, completamente due mondi diversi. Noi preferiamo quella ottomana perché è veramente un po' più autentica. Sì. Camminando nelle vie si può percepire la ferita ancora aperta, rappresentata dai buchi di proiettili nei palazzi e dalle rose di Sarajevo. Sono dei buchi nell'asfalto causati dai proiettili di mortaio, oggi riempiti di resina rossa per non dimenticare. Ma ci sono anche molti musei che parlano della storia di Sarajevo. Al War Child Museum la guerra viene raccontata attraverso gli occhi dei bambini, un museo davvero toccante, dove i gesti quotidiani diventano un modo per sopravvivere. Abbiamo appena finito il tour con Bella Bosnia Tour, la città ha assunto dei connotati un po' diversi, molto meglio che non passeggiare e semplicemente guardare gli edifici, ma adesso diamo la parola a loro per capire com'è il loro progetto e cosa fanno a Sarajevo. Piacere di conoscervi, sono Nermin Kariman, sicuramente molti di quelli che sono arrivati, turisti italiani, ma anche i miei amici li riconosceranno. Voglio presentarvi Bella Bosnia Tours, è un progetto che abbiamo cominciato qui a Sarajevo. Io sono nato in Italia, ho vissuto per 16 anni, sono tornato, certamente la guerra mi ha portato in Italia e il mio secondo amore all'Italia rimarrà per sempre, però il mio primo amore è Sarajevo e quindi ho deciso di aprire questa agenzia che si chiama Bella Bosnia Tours per tutti gli italiani e spagnoli, ma anche gli altri turisti che arriveranno a Sarajevo, presentare la nostra città e far sapere a tutti gli italiani e spagnoli e tutti i turisti che verranno a Sarajevo che avete un amico ed è Bella Bosnia Tours, io e la mia collega Leila, e vi aspettiamo tutti e così sentirete, diciamo, tutto l'altro pezzo della storia della Bosnia, di Sarajevo e anche la mia.
e un grande abbraccio all'Italia, un grande abbraccio a tutti i miei amici e tutti i turisti che sono già arrivati a Sarajevo, e vi aspetto nella città più bella in Europa. Hola, soy Leila de Bella Bosnia Tours. Para mí es Bella Bosnia Tours, para él Bella Bosnia Tours. Soy la guía local de Sarajevo. Yo nací aquí, he vivido toda mi vida aquí. Amo mi ciudad y quiero compartir ese amor y pasión que tengo con mis turistas, que mayormente vienen de España, diferentes países de Sudamérica. Y este es el focus, como ha dicho mi compañero Nermin, de nuestra agencia, turistas de Italia y España, los cuales queremos mostrar todas las bellezas de Sarajevo, igual como de todo nuestro país. Están todos bienvenidos, aquí les esperamos en el Jerusalén de Europa, una de las ciudades más lindas para nosotros, la más linda de Europa y del mundo. Gracias a todos y nos vemos. Abbiamo finito la visita della città con la nostra tour guidato, è stato bellissimo, un'esperienza da fare. Bisognerebbe prendere un aereo e venire qua solo per fare un giro con loro, perché puoi assaporare la storia di questo paese che ne ha passate tante. Sarajevo è però anche il simbolo della rinascita di questo paese, dove la convivenza di diverse culture e religioni rappresentano la sua più grande ricchezza, ciò che la rende così unica e affascinante. Buongiorno, ieri sera ci siamo spostati da Sarajevo, siamo venuti più a sud. A Konić, dove ci troviamo adesso, e facciamo un giretto per la città. C'è una città molto carina, piccolina, più che altro c'è questa vista del ponte con le montagne dietro e l'acqua turchese. In questa zona l'acqua è molto molto pulita. Ci stiamo spostando verso un lago, vogliamo stare qualche giorno in natura, tranquilli, e quindi adesso facciamo un'oretta di strada. Allora, abbiamo raggiunto questo bellissimo lago, siamo proprio sulle montagne, qualcuna è innevata, non fa così freddo e probabilmente staremo qua oggi sicuro e forse anche domani per riposarci un po', lavorare al computer e riequilibrare un pochettino le spese, perché a Sarajevo abbiamo speso qualcosina in più rispetto al budget giornaliero, però andava fatto, non torneremo qui presto sicuramente. Allora, sia in Slovenia, Croazia che Bosnia, quando si va in panetteria si va nella pecara e praticamente il pane viene dato direttamente nelle buste di plastica. È comunque molto buono. C'è questo qua che sembra una focaccia, adesso è abbastanza piccola, l'altra volta in Slovenia l'abbiamo comprata, era quasi il doppio, a tipo un euro, e ci abbiamo mangiato 3 giorni, e tra l'altro non diventa né dura né troppo molle, quindi resta proprio buona. Ah, approvata. Allora, siamo in questo campeggio da 2 giorni perché io non sono stata tanto bene e poi sta piovendo, quindi stiamo aspettando che torni il bel tempo per continuare il nostro itinerario in Bosnia. Praticamente appena siamo arrivati il signore mi ha rifilato un bicchiere bello pieno di rakia che ho dovuto bere alla goccia naturalmente per non fare brutte figure,
ed è stata... penso di aver ammazzato qualche germe per un bel po' di tempo. Adesso è la seconda notte che siamo qua e ci stanno già iniziando a viziare perché ci hanno portato le crepe belle calde. Ospitalità bosniaca, super. Speriamo che il video ti sia piaciuto. Iscriviti al canale per non perderti le nostre prossime avventure.